Eccomi qua, tornato soltanto per voi per fare due chiacchiere su quella che domani sarà un Roma-Juventus che finalmente potrà darci delle informazioni e forse delle ufficialità. La partita di domani è fondamentale, ragazzi, a maggior ragione dopo il pareggio di ieri del Bologna. Tra l'altro mi sono guardato la partita nel secondo tempo, il Bologna in particolar modo ha messo un'intensità, una cattiveria, c'è stata un'ottima veramente prestazione di Calafiori, che è un giocatore accostato alla Juve. Ma il pareggio del Bologna di ieri è una buona notizia per noi, perché aumentano le possibilità di raggiungere quanto prima l'aritmetica qualificazione alla zona Champions. Dato che domani avremo uno scontro diretto e poi andremo proprio a giocare a Bologna, in un faccia a faccia che avrà veramente del pericoloso, mi piacerebbe ipoticare già domani sera la qualificazione aritmetica, cosa che credo sarà molto complicata. E mentre Allegri parlava mi sono venute in mente diverse insidie. Io vi invito come al solito a lasciare un mi piace, un commento e l'iscrizione al canale, perché ragazzi tra 10 giorni festeggiamo i 10 anni di questo canale YouTube e sarà sicuramente qualcosa di bello, e sarà il pre-partita addirittura della finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta. Quindi sarebbe bello festeggiare 10 anni di canale YouTube con un trofeo, un trionfo il giorno dopo, quando andremo poi il 14 proprio a fare la conferenza stampa pre-partita. Oggi però ci sarà una novità, dato che mi avete detto che le conferenze stampa iniziano a essere pesanti, i video delle conferenze stampa, perché a riportare tutte le frasi di Allegri in questo momento un po' così. Allora ho provato a segnarmi soltanto i punti principali. Fatemi sapere se questo nuovo approccio alla conferenza stampa vi può far piacere oppure no. Io ho sempre riportato parola per parola per cercare di offrire una trascrizione quanto più fedele possibile, però ovviamente poi entrano in campo anche i miei sentimenti. E allora, Allegri fa la conta e conferma che ci sono due indisponibili. Uno, Alessandro, che ha un fastidio, quindi non sarà della partita. Quindi Alessandro dovrà attendere per raggiungere Pavel Nedved in cima agli stranieri con più presenza nella storia della Juventus. È a meno uno con una presenza a pareggia Pavel Nedved, e con due ovviamente lo supera. Iniziano a mancarne sempre meno. Vedremo se questo fastidio permetterà ad Alessandro di superare il record oppure no. E in seconda battuta c'è Kenan Yıldız. In realtà Allegri ha detto c'è Kenan con una gastroenterite, ok, ce l'ho fatta, c'è Kenan con una... Allora non ho capito se Ken o Kenan, perché tra Ken, McKenny e Kenan abbiamo veramente un sacco di giocatori che si possono incastrare. Però poi a un certo punto Allegri successivamente ha detto dispiace non avere a disposizione Yıldız, quindi io immagino che sarà Yıldız e non Ken. Tra l'altro oggi dovrebbe essere il compleanno di Yıldız, se non erro, quindi tanti auguri e spero che possa riprendersi al più presto da questo fastidio. Non è un vero e proprio infortunio, però sicuramente domani non ce lo farà avere a Roma, ed è un'assenza importante, quindi immagino che il ballottaggio sia stato sciolto con Vlahovic e Chiesa davanti. Poi gli hanno fatto una domanda su McKenny ad Allegri, hanno fatto ad Allegri una domanda su McKenny, perché oggettivamente McKenny sta giocando di meno ultimamente, e io inizio a pensare che possa essere anche qualcosa relativo al contratto. Però mi sembra strano che la Juve rinuncia a un giocatore che comunque ha fatto una buona stagione fino adesso per quel motivo lì. E Allegri usa un po' un modo generale per analizzare la questione, dice in questo momento c'è bisogno di tutti per raggiungere gli obiettivi, non li abbiamo ancora raggiunti, anche di chi gioca soltanto 5 o 10 minuti. Quindi vedremo se domani McKenny tornerà a titolare oppure no. Nell'ultima partita abbiamo visto Cambiaso mezzala, Allegri dice può giocare mezzala, esterno, è un giocatore che sta sia dentro il campo che fuori e può crescere. A me Cambiaso dentro il campo piace tanto, ma per movimenti che fa venire dentro il campo. Non sono ancora convinto che possa essere una mezzala a tutti gli effetti, però è un giocatore talmente intelligente che nella partita può muoversi liberamente dentro e fuori dal campo. È un giocatore che comunque ha delle caratteristiche importantissime, soprattutto per quello che è il calcio moderno, che è un calcio sempre... Ok, è ripartita la conferenza per... Per qualche motivo ho sentito Allegri parlare, ok, l'abbiamo tolto. Dicevo, il calcio moderno è un calcio sempre più lontano dal modulino e quindi la posizione, no, si gira per il campo, si va alla ricerca degli spazi, quindi è un discorso in cui Cambiaso può rientrare veramente alla perfezione. E credo che non sia un caso che Cambiaso sia passato da Bologna e da Thiago Motta lo scorso anno, ne ho parlato anche nell'ultima live. In realtà spesso e volentieri leggo che Cambiaso non era titolare con Thiago Motta. Ragazzi, è stato il sesto o il settimo, adesso non ricordo bene, giocatore di movimento con più minuti giocati
l'anno scorso a Bologna con Thiago Motta, quindi sicuramente un giocatore che a Thiago piace tanto. E credo che Calafiori, che abbiamo citato all'inizio, sia un pochettino il giocatore su cui si sta facendo lo stesso tipo di approccio, perché l'abbiamo visto giocare tante volte dentro il campo. Anche ieri sera è andato invece sul fondo da esterno, terzino sinistro, come in occasione dell'assist proprio contro la Roma. Quindi giocatore che, secondo me, Calafiori e Cambiaso, Thiago Motta sta lavorando in maniera molto simile, per due giocatori che in realtà hanno caratteristiche differenti, perché Calafiori ovviamente è un difensore, mentre Cambiaso può giocare anche qualche metro più avanti, quest'anno l'abbiamo visto anche in gol. E poi Allegri dice una frase sulla Roma che è un po'... mi ha fatto sorridere, perché si stava parlando di De Rossi, no? Allegri dice: io ho giocato anche con suo papà in squadra, eccetera eccetera, tanti anni fa, ma non bisogna mai dimenticare che la Roma era partita con Mourinho, e lui che ha ridato mentalità e l'ha portata a giocare due finali europee. Nel calcio si fa presto a dimenticare. Io l'ho visto un po' come una frecciatina, cioè in realtà tutta la seconda parte di questa conferenza stampa con un Allegri sorridente, bello, contento, tranquillo, eccetera eccetera, ma l'ho vista molto come un "ti dico delle cose mascherate per far passare determinati concetti", perché questa frase qui la si può riadattare anche molto su Allegri, no? Nel calcio si va presto a dimenticare, ma non è un discorso di dimenticare, è un discorso di valutare il presente. Per me il ciclo di Mourinho a Roma è stato un buon ciclo. Io non vedo motivi per sminuire il ciclo di Mourinho a Roma. Quest'anno meritava l'esonero? Sì. De Rossi sta facendo bene? Sì, sta facendo meglio del Mourinho di quest'anno. Quindi non è un discorso di dimenticare, è un discorso di valutare i momenti. Cioè non si cancella quello che c'è stato, ma quello che c'è stato non può essere sufficiente per dare delle garanzie anche sul futuro. A maggior ragione se i risultati vanno in una direzione e il cambio in panchina è andato a confermare che ce n'era la necessità. Quindi non è un discorso di dimenticare, è un discorso che si deve comunque andare avanti, si devono scrivere nuove pagine di storia, nel bene, non nel male. Per loro, Allegri dice, è un'ultima spiaggia e saranno arrabbiati dalla sconfitta di giovedì. E oggettivamente questo è vero, anche perché poi arriveremo a un elenco di giocatori della Roma che sono passati dalla Juventus, che potrebbero avere dei motivi per togliersi un po' di sassolini dalle scarpe. Ad Allegri fanno una domanda strana, e cioè: lei, dato che De Rossi ha riportato a Roma il concetto di essere tifoso, quanto si sente juventino? E Allegri risponde: è da 10 anni che vivo a Torino e il DNA di ogni società va rispettato, può essere modellato ma non cambiato. Anche qui non lo so, io l'ho vista come una sorta di messaggio alla dirigenza della serie: la Juventus non si cambia, rimane sempre questa, potete cercare di modificarlo ma alla fine rimane questo. E questo va a incastrarsi un po' nel ragionamento che vi facevo la scorsa settimana, o forse 2 settimane fa, quando vi dicevo che secondo me tutti questi messaggi sono, tutte queste frasi sono tanti messaggi a dirigenza juventina. Cioè davvero, secondo me, tra Allegri e i dirigenti, non dico Giuntoli nello specifico, ma i dirigenti della Juve, c'è una guerra in atto, una guerra posizionale da quest'estate, da quando gli hanno detto: Max, tu farai l'ultimo anno, ok? Vuoi rimanere, benissimo, rimani, ma è l'ultimo anno. Non deve averla presa bene Allegri, a maggior ragione per il carattere che ha. E quindi io credo che siano continui messaggi che sta mandando ai dirigenti, tant'è che non è una coincidenza che quando Branchini, l'agente di Allegri, è andato a parlare ai microfoni di Zazzaroni e Caressa, aveva parlato proprio della società. Con questa società non si può mai sapere, tant'è che Sandro Sabatini, che è un amico di Allegri, tante volte parla della società. Quindi a me sembra essere andati in questa direzione. E aggiungiamo all'elenco dei nomi anche Stefano Salandin di Tutto Sport, che io leggo ogni tanto su Twitter. Mi viene a mettermi le mani nei capelli per il tipo di approccio che ha con il prossimo sui social network, perché va bene avere delle valutazioni, va bene avere delle posizioni, ma far passare gli altri per stupidi è una scelta che non paga mai. Queste sono i miei 2 centesimi, le opinioni vanno tutte rispettate, al massimo non condivise. E credo che anche la domanda di oggi spieghi molto quella che è la situazione legata a chi oggi sostiene Allegri. Perché Salandin fa questa domanda e parla di divisione generazionale. Lei che rappresenta i 60enni e De Rossi che rappresenta i 40enni, è più di una partita di calcio. E io credo che sia tutto qui il discorso. Solo che per tanti questa roba qui è veramente una battaglia ideologica,
E ragazzi, allora uscite da questa roba qui, perché in mezzo c'è la Juventus. E c'è la Juventus perché si parla di Juventus, ma ci sono tutte le altre squadre. Cioè, una guerra di posizione, di opinione, non può diventare più importante della squadra che si segue. Io ve lo dico. Ve lo dico perché è normale che, essendo il mio lavoro comunicare, vada a esporre la mia posizione. Poi fate quello che volete, ma non è il modo sano di vivere il tifo di qualsiasi squadra. E io dico Juventus perché tifo per la Juventus, al di là di l'allena un sessantenne, un quarantenne. Oh ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? E Allegri dice: prima o poi quelli sotto dovranno, sotto nel senso di età, arrivare ad allenare le grandi italiane, anche se io a 56 anni mi considero ancora giovane. Però ragazzi, io in queste settimane ho sentito dire Thiago Motta piuttosto che Thiago Motta, come per dire, vabbè, ma questo non è che è bravo ad allenare, è la moda del momento. Io credo che si stiano un po' superando dei limiti pericolosi per quello che dovrebbe essere il giornalismo, l'informazione, l'opinionismo, dei limiti veramente pericolosi. Perché qui sembra veramente che il fatto che si voglia allontanare un allenatore dalla panchina della Juventus dopo 8 anni che l'allena e dopo 3 anni così sia un sacrilegio. Ragazzi, dai, per cortesia. E ve lo dice uno che i 5 anni di Allegri li ha vissuti nella maniera perfetta, godendoseli dal primo all'ultimo momento. Ma questi 3 anni sono oggettivamente troppo brutti per essere veri, E se ne facciamo una guerra ideologica, allora io me ne tiro fuori, e me ne sono tirato fuori da... cos'è stato? Ottobre, settembre, ottobre 2022. Ma quello che si legge adesso, quello che si respira adesso è veramente preoccupante. Wisen è giovane e avrà un futuro importante. Con Dybala siamo stati insieme tanti anni ed è straordinario a livello tecnico. Paredes lo scorso anno non ha fatto bene, ma non si discute il valore e nessuno l'ha mai fatto. Ecco, non tanto Wisen, che non credo che abbia il dente avvelenato. Paredes sì, ce l'avrà, 100%. E Dybala, chissà, ce l'aveva con Arriva Bene? Molto probabilmente sì. Ha volontà di prendersi una piccola rivincita? Secondo me sì, a maggior ragione, dato che ci si gioca il destino europeo. Quindi, occhio Dybala Paredes, campione del mondo con l'Argentina, ex Juventini, che sotto la guida di De Rossi stanno facendo molto molto bene. Poi Allegri ricorda il grande Torino, oggi che è il 4 maggio, e quindi assolutamente condivisibile. E poi gli chiedono di Atalanta-Fiorentina, sapete che c'è questo recupero che balla, non si sa quando inserirlo e se qui se là è, poteva accozzare quella finale di Coppa Italia. Allegri dice: o si spostava la finale o quella partita lì, l'anno prossimo con la Super Champions e il Mondiale per Club sarà peggio, speriamo che non sospendano partite. E oggettivamente l'anno prossimo i calendari saranno belli pieni e sarà un problema cercare di incastrare qualcosa di extra. Loro sono pericolosi su calcio piazzato. L'anno scorso in casa, in una partita giocata bene e dominata, abbiamo preso gol su angolo e pareggiato, rischiando di perdere anche alla fine sul calcio d'angolo. Ora, secondo me è stata una partita sì giocata bene, quella dell'anno scorso in casa, dominata. Siamo andati in vantaggio, mi pare, con Locatelli 2-0, poi è stato annullato quel gol e ci siamo afflosciati. Abbiamo fatto dei buonissimi minuti, poi è venuta fuori la Roma e non siamo stati in grado di reagire. Loro hanno ottimi calcianti e bravi saltatori. Anche noi abbiamo dei bravi saltatori e abbiamo fatto gol importanti su piazzato. Ecco, il problema è questo: la Juve si affida spesso e volentieri ai piazzati. Cioè, noi non segniamo su azione, mi pare, da un mese, 40 giorni, una roba del genere. È un po' grave questa cosa. Cioè, dato che prima parlavamo di Thiago Motta, ecco, la Motta non è giocare palla a terra o fare azioni. Non può essere una Motta questa qua. E il punto è che noi siamo ancorati ai calci da fermo, ai calci piazzati, agli autogol. Queste sono le reti che negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, ci hanno permesso di esultare, evviva, con degli scarsissimi risultati raccolti. Cerchiamo di lasciare da parte le guerre ideologiche e concentrarci sul campo, perché è fortemente richiesto in questo momento. Poi gli chiedono il risultato Bologna, Allegri dice: siamo davanti, dobbiamo fare punti noi, ne mancano ancora tanti, ma sicuramente, come dicevo all'inizio, è una buona notizia per la Juve. E poi attenzione, perché qui secondo me c'è la chicca. Gli hanno chiesto: condivide le parole di Juric su Thiago Motta? Bastardi anche fare una domanda del genere, però è ovvio che il lavoro del giornalista deve essere
cercare di trovare la notizia, no? Andare anche a stuzzicare, a stimolare chi sia di fronte. Domanda bastarda, ma bella, devo dire la verità, dal punto di vista giornalistico. E Juric ci aveva detto anche da giocatore, Thiago Motta era un mezzo genio, ha portato delle innovazioni, delle novità, sono curioso di vedere come si evolverà la sua carriera, si merita una grande piazza perché il suo background da giocatore gli permetterà di mantenersi anche ad alti livelli in una grande squadra. Queste bene o male le parole di Juric. E Allegri risponde: beh, il Bologna sta facendo un'ottima stagione e nessuno se l'aspettava. Su Thiago Motta nessuna risposta, anzi non l'ha nemmeno nominato. Prima si faceva il discorso sui sessantenni, quarantenni, qua si va nello specifico. Ma di Thiago Motta che cosa ne pensa? Il Bologna sta facendo bene. Tosta. Secondo me ad Allegri questa domanda ha dato un fastidio alla Madonna. E poi conclude con una perla, e cioè le punte stanno facendo bene, fanno gol importanti nelle partitelle d'allenamento. È proprio il metro per valutare il lavoro di un attaccante, quello sì. Non importa poi se, per dire se Kane è ancora zero gol in campionato. Finché fa gol nelle partitelle d'allenamento, ho visto che anche l'altro giorno la Juve ha condiviso un gol di Kane nelle partitelle d'allenamento, e allora sì, ora va tutto bene. Ragazzi, fatemi sapere se questo nuovo modo di affrontare la conferenza stampa vi fa piacere oppure no. Scrivetemelo qui nei commenti. Aspetto tutte le vostre opinioni, le vostre prese di posizioni. Fatemi sapere perché ci sono diverse cose... Bisogna scavare all'interno della conferenza stampa, ma poi si tirano fuori. Ciao a tutti e forza Juve. Ci vediamo domani.